Però la prima volta sotto i riflettori, neanche fosse la grande rivincita dei comprimari. Il Triennale Design Museum di Milano ha scelto di celebrare un oggetto quotidiano che però, nella sua semplicità, contiene molti elementi della migliore progettazione. E dunque ecco la mostra Mollette da Bucato, curata nel Museo Milanese da Giulio Iacchetti. Molto umile, molto discreta, condannata ai lavori forzati, sempre al sole, sottoposta alle intemperie, quindi un oggetto che si usura facilmente e che va sostituito perché arriva a fine vita in maniera rapida. E allora nel mondo, in tempi diversi, in luoghi diversi, progettisti, persone anonime progettano questo oggetto cercando di essere sempre più smart, sempre più intelligenti, sempre più, diciamo, considerando aspetti economici, perché la molletta deve costare poco e deve arrivare a tutti. E quindi è design. A curare la mostra insieme a Iacchetti anche Paolo Garberoglio, collezionista e a sua volta progettista di nuove tipologie di molletta. Se ci pensiamo, la molletta è un oggetto che non è mai stato pubblicizzato. Non avete mai visto sicuramente una pubblicità in televisione, non è mai apparsa sui giornali, manifesti, eccetera. Eppure se ne vendono solo in Italia circa 400 milioni all'anno, e quindi è un oggetto veramente quotidiano, sotto gli occhi tutti i giorni, ma che a cui non facciamo tanto caso. Questa volta invece il Museo della Triennale, diretto da Silvana Nicchiarico, da sempre attento alla tematica del no-name design, ha scelto proprio di far caso ai molti modi in cui è stato concepito l'oggetto molletta, pur sapendo che in questo settore, come in fondo nella vita, ogni bilancio è sempre provvisorio. Di mollette al mondo ne esisteranno 3.000, 5.000, chi può dirlo? Ma in questo momento qualcuno ne sta progettando di nuove. Quindi è una mostra che cerca di fissare l'attimo, ma è un attimo fuggente. Un attimo che comunque, in triennale, dura fino al 12 novembre.